La corta classifica di eccellenza impone di non far calcoli. Angolano e Capistrello questo lo sanno bene. I nerazzurri ripropongono Miani al centro dell'attacco, assistito da Farindolini e Ciarcelluti. I rovetani perdono De Rocis, in avanti Daniele Di Girolamo e Franchi. Fischia Pellegrino di Teramo. Minuto di raccoglimento per ricordare la scomparsa del nipote del presidente Sergio Spinelli. Poi si parte con l'angolana subito pericolosa, appoggio di Miani per la botta di Farindolini. Di Girolamo si fa trovare pronto. Al quarto d'ora Buffetti si arrende per un problema fisico, al suo posto entra Lombardi. Mastrone riconquista palla e cerca di sorprendere Marco Tullio, ma dai 25 metri non trova la precisione. Decisamente più pericolosa la squadra ospite quando Luca De Meis lancia in profondità Daniele Di Girolamo, che cestina tutto colpendo l'esterno della rete. Capistrello arrembante ad inizio ripresa, cross col pennello di Edoardo De Meis e colpo di testa di Imbriola che mette alla prova Marco Tullio. Si accende Ciarcelluti che si mette in proprio, blocca in due tempi l'attento Di Girolamo. Si scatena una carambola insidiosa dentro l'area di rigore dell'angolana non sfruttata a dovere dai Granata, con Franchi, Salvati e Fantozzi. Numero di prestigio di Mastrone che si accentra, Marco Tullio è preciso e copre il palo di competenza. L'ultimo episodio di cronaca porta la firma di Fantozzi, la sua punizione non scende abbastanza ma mette i brividi al portiere di casa. Termina senza reti la sfida al Petruzzi di Città Sant'Angelo tra due squadre che muovono comunque la classifica. Diciamo il bicchiere, quando si fa punti fuori casa il bicchiere è sempre mezzo pieno. Dispiace perché penso che a livello di occasioni meritavamo qualcosa in più noi. Però ripeto, è un problema che ci portiamo appresso da tanto, questo facciamo tanto gioco, creiamo, però conclusioni nella porta la vediamo poco e lo stiamo pagando questo. Però sono contentissimo della prestazione dei ragazzi perché oggi hanno fatto l'ennesima dimostrazione di una squadra, di un gruppo compatto, completo, fatto di giovani che stanno dando l'anima proprio per raggiungere questa salvezza. Ma abbiamo mosso la classifica, quindi i punti non sono mai persi. Comunque si giocava con una squadra organizzata, una squadra con dei giocatori anche di categoria, quindi non era una partita semplice, lo sapevo. Era una partita così come l'aspettavo, equilibrata e speravo in qualche guizzo, che però non c'è stata né dalla nostra parte né dalla parte del Capistrello. Sì, dietro siamo abbastanza equilibrati, certo oggi abbiamo cambiato qualcosina anche a livello tattico, potevamo creare qualcosina in più, però ci può stare magari qualche giocatore un po' sottotono, un po' stanco, ne prendiamo atto, continueremo a lavorare, mancano ancora 5 partite, quindi dobbiamo ancora conquistarci la salvezza come tante altre squadre.